giocavi, diciamo, tra virgolette, in casa, però il prontivia non è stato bello per niente del Pescara. Che è successo? No, non è stato una buona partenza, non è stata assolutamente una buona partenza. Ci siamo ritrovati sotto di 1-0 con una squadra ben organizzata, poi siamo stati bravi comunque a riprenderla. Diciamo che abbiamo un po' forse sbagliato l'approccio della partita, poi per fortuna siamo stati bravi a rimetterla in piedi. E per quanto riguarda il giocare in casa, sì, per me è sempre una partita particolare giocare qui a Gubbio, perché insomma è il posto dove sono nato, quindi conosco tante persone, è sempre molto emozionante. Ci dici un po' questo Arena, che cosa ha combinato lì? Beh, Fatto tutto. ha fatto la sua giocata, sì, è venuta molto bene, è un ragazzo giovane molto bravo. E oggi lo ha dimostrato, come anche nelle altre partite. Il campionato l'anno scorso, se non erro, anzi sicuramente è così, l'hai vinto con il Perugia. 8 gol nelle prime partite sono un po' troppi, subiti intendo. Guarda, ogni campionato a sé. Noi l'anno scorso a Perugia abbiamo fatto le prime 4 partite 3 punti, quindi, e poi abbiamo fatto insomma una cavalcata che ci ha portato a vincere il campionato l'ultima giornata. Ogni storia a sé, noi abbiamo la nostra e bisogna cercare sicuramente di limare alcuni dettagli, ma penso che la strada sia quella giusta. Sicuramente bisognerà stare più attenti nella fase difensiva, cercare di subire meno gol. Ovviamente inizieremo a lavorarci già da subito, come già ci stiamo lavorando, e sono sicuro che quest'anno, sarà un anno importante.